ristorante da Toni, Ausonia, provincia di Frosinone, nostro ospite Toni Di Nardo. Ben ritrovati Alessandro, è un piacere riavervi di nuovo nella mia attività. Il piacere è tutto nostro, caro Toni, anche perché noi vogliamo ricordare a tutti i gentili amici telespettatori che ormai ci seguono da 11 anni dove ti trovi con precisione, perché da un paio d'anni hai cambiato location. Ora esatto. Tu sei sulla superstrada. Sulla superstrada, sì, diciamo sul tratto Cassino Formia, diciamo, ecco, io dico sempre all'altezza del bivio di Castelforte, perché comunque per si dare trova... un'ubicazione esatto, precisa. Sì, ecco, sì, così a metà strada circa tra Cassino e Formia sei facilmente raggiungibile, sei d'altra parte conosciuto ormai da tante persone. Toni è uno chef apprezzato per la sua cucina, che è una cucina marinara mediterranea. Esatto, sì. Quindi la tua lavorazione del pesce è caratterizzata dalla semplicità. Esatto, diciamo è il mio modo di essere, diciamo, ecco, lavorare il pesce con la massima semplicità, lavorare un ottimo prodotto non si ci rimette mai. Per esempio noi abbiamo dei piatti come il pesce crudo che tu ami lavorare in maniera frequente. Sì, è proprio per diciamo, l'esigenza del momento che si sta, diciamo, negli ultimi anni si sta riscoprendo, ecco, di mangiare il pesce crudo. Il pesce crudo comunque è un alimento molto delicato, va trattato, perché comunque deve essere prima battuto e poi lavorato. Però ho fatto con criterio, semplicità, naturalezza, è un ottimo prodotto, ottieni sempre degli ottimi risultati. Poi ci sono i tuoi antipasti, ecco, i classici. Diciamo il classico che faccio sempre, le portate che ci sono sempre, comunque ci stanno, li troviamo sempre. In particolare, ecco, a volte dai la novità con il polipetto arrosto su un cremoso di patate, il rotolino di salmone, una julienne di seppie condita con gli agrumi. Sì, insomma, il mare un po' in tutte le versioni, però tu sei anche un bravissimo pasticcere, Toni, è vero? Una passione che nasce da piccolo, che poi non ho potuto portare avanti, però ecco, nella mia attività adesso che ho maggiori spazi, maggiori possibilità di poterli realizzare, ecco, mi dedico parecchio anche alla pasticceria. I tuoi dolci forti sono il babà. Il babà che è un classico, il savarin proprio, cioè il savarin, la torta babà. Che viene arricchito con della panna, con della frutta. Io maggiormente, modo di servire, o con la crema pasticcera e le amarene, oppure la panna, diciamo spesso, diciamo, ecco, servo il babà, il savarin con la panna. Poi ci sono delle torte da te proprio marchiate. Le torte, diciamo, ecco, faccio a marchio Toni faccio ad esempio un pan di Spagna al cioccolato con un parfait alla vaniglia, faccio il panettone. Ecco, parliamo di questo panettone a cui dedichi tantissimo tempo, anche in un periodo in cui, insomma, il tempo effettivamente è sempre più tiranno. Esatto, sì, però diciamo è una passione che oramai sono una decina d'anni che ho fatto, diciamo, dei corsi con dei maestri importanti e mi hanno trasferito questa passione con questi lieviti, con queste cose che devi portare avanti. Che li inizi un giorno e li finisci dopo due. Quindi il tuo panettone ha quante ore di lievitazione? All'incirca che lui inizia la lavorazione ha intorno alle 24-25 ore di lievitazione. Tutto sì. Lievito naturale. Lievito madre, sì. Oh, e poi una ricerca madre. Meticolosa, scrupolosa delle materie prime per produrre questo panettone, vero? Ma dalla farina. Questa è la, diciamo, è un po' la base proprio per diversificarti naturalmente dall'artigianalità che, diciamo, che sta anche in concorrenza, perché uso una farina di cereali antichi, il farro, tutte e tre le tipologie del farro, che comunque miscelati bene con delle farine che hanno una forza diciamo glutinica più, che riescono a darti una maglia glutinica più forte. Riesce a ottenere dei bellissimi risultati.
Ecco, ma sempre bellissimi risultati li otterremo tra poco, perché dobbiamo andare a cucinare per i nostri telespettatori. Sicuramente non ci deluderai neanche quest'anno. Possiamo andare? Grazie Alessandro, andiamo in cucina, vai. Il ristorante Da Toni di Ausonia, in provincia di Frosinone, è dotato di una luminosissima sala arredata in stile moderno con ampi spazi, in grado di ospitare circa 170 commensali. Il locale offre ai suoi ospiti anche una veranda dove è possibile pranzare e cenare durante le belle giornate primaverili ed estive. Toni propone dei panciotti ai calamaretti. Calamaretti, una salsina preparata con pomodorini, calamaretti, aglio, prezzemolo, un po' di cosine. La pasta all'uovo la fa da padrona. Classica. Perché i panciotti sono fatti con la pasta all'uovo. Esatto. Realizzata in che modo? Semplicemente con uova, farina e un pizzico di sale. Sì. Poi una farcia con delle sparnocchie, dei gamberetti, del prezzemolo, degli aromi vari che noi andiamo, qua, la vediamo pronta. Esatto. Mentre per il condimento useremo dei pomodorini, dei calamaretti e una bisque di gamberi realizzata con il sedano, carote, tutti un po' gli scarti della sparnocchia, del gambero. Toni, ora facciamo vedere come si preparano questi panciotti. Sì, iniziamo a preparare i miei panciotti, li realizza il mio aiutante Luciano, che collabora con me oramai già dal periodo che abbiamo aperto questa nuova attività. È semplice, perché poi la farcia va inserita al centro. Esatto, e poi va solamente chiuso, ecco. Poi chiuso ci aiutiamo con questo coppa pasta, ovviamente devono essere sigillati. Eccoci in cucina per cuocere i panciotti. Sì, adesso Luciano mette giù i panciotti a bollire per 5 minuti. Adesso facciamo rosolare l'aglio. Quindi la preparazione della salsa, diciamo, semplicissima, avviene durante la cottura, esatto, della pasta, coincidono, esatto, i tempi. Esatto, più o meno, perché è una preparazione, anche una salsa, diciamo, semplicissima, veloce. A questo punto Luciano metterà i calamaretti dentro la padellina e li farà rosolare. Ora aggiunge i pomodorini, esatto, Luciano, ecco, che devono appassire un po', ovviamente, insieme, esatto, sì, ai calamari. Esatto, sì, quella è una cottura, diciamo, sempre veloce. Anche il pomodorino non ha una cottura estrema, comunque una volta appassito per il piatto resta più per il colore che... La cromia del, esatto, piatto. Adesso sta aggiungendo un po' di bisque. E ora è il momento di mantecare i panciotti. Ecco, adesso li sta scolando, metti in padella. Ora è proprio il momento di impiattare, Toni. Sì. La porzione, Toni, è di 4 panciotti, sì, 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 quindi sì, una bella porzione. È abbondante, è generosa, molto generosa. D'altra come parte porzione. Le due porzioni sono tutte piuttosto generose. I panciotti possono essere portati in tavola. Linea intanto a Lorena Balle, la nostra biologa nutrizionista. I gamberetti, anche se hanno molti grassi essenziali, sono ricchi di colesterolo. I calamari sono alimenti di origine animale, poco energetici, per questo ideali nel contesto di una dieta ipocalorica. Le calorie sono apportate prevalentemente dalle proteine ad alto valore biologico, i grassi sono carenti e il colesterolo rientra nei valori medi.
Una porzione di panciotti ha circa 280 kcal. Il mare continuerà a trionfare qui al ristorante da Toni, tra poco. Noi a Cibum le promesse le manteniamo sempre. Il mare, abbiamo detto, che avrebbe continuato a trionfare, e così è. Toni è famoso per i suoi sformatini. Oggi che sformatino presenti? Oggi vado a preparare uno sformatino di spigola, lo farcisco con delle verdurine su un cremoso di zucchine. Questa è la spigola già sfilettata. Esatto. Vicino vedo anche... Ci stanno due mazzangolle. Poi delle verdure. Delle verdure, abbiamo delle zucchine, delle patate e delle carote. E alla julienne scottata. Una julienne solo scottate. Solo poi scottate. Questo cremoso di zucchine. Allora, bello. Il cremoso di zucchine in realtà poi è un po' tutto il condimento dello sformatino, nel senso che vado a realizzare questo cremoso con le zucchine e utilizzo un po' di quella bisque che ho utilizzato anche nella cottura del panciotto, così me la insaporisci in modo particolare, dando degli aromi particolari di pesce al piatto. Sì. Benissimo, poi vedo del sale. Il sale è il condimento, diciamo, che dà una nota particolare alla spigola. È speziato quello? Diciamo è un sale che mi preparo io con delle erbe aromatiche. Benissimo, e poi dell'olio evo. Esatto. Il bravo Luciano, come prima, adesso preparerà lo sformatino che poi andrà in cottura. Sì. Ci aiuteremo con uno stampino, Tony. Sì, iniziamo con l'olio per ungere un pochetto lo stampino, poi Luciano prenderà la spigola che l'andrà a posizionare dentro, ecco, in questo modo. La condirà per bene con questo sale speziato che gli dà delle note particolari. Le verdurine all'interno, ben messe, ecco. Adesso andrà a chiudere e manderà in cottura il piatto. Metterà un altro pizzichetto di sale, un filo d'olio. Tony, la cottura è in forno. Per quanto tempo e a quanti gradi? Allora, andiamo a cucinare per 15 minuti e a una temperatura di 170 gradi. La cottura è ultimata, procediamo all'impiatto. Sì. Allora, iniziamo a fare un letto, uno specchio sul piatto con il cremoso. Andiamo ad adagiarci lo sformatino al centro. Ci mettiamo insieme i due gamberoni, diciamo che fanno da accompagno e sono anche decorativi. Poi c'è sempre questo contrasto di colori. Il verde, diciamo, il bianco, il rosso, ma è un po', il fatto, io lo dico tutti gli anni, è un po' sono un po' nazionalista, forse sarà. Ma poi la nostra cucina, per me è un bando essere marinara, essere italiana. Italiana in generale si presta a questo tipo di giochi, sì. E di cromie. Un goccio di olio evo che non guasta mai. Esatto. Buono sformatino a tutti. E come di consueto, ora linea a Lorena Balle e a Patrizia Patini. Dal punto di vista salino, la spigola è molto ricca di fosforo, di potassio, ma soprattutto di ferro, un aspetto molto interessante nella dietoterapia dei soggetti con anemia sideropenica. Inoltre è molto ricca di vitamine del gruppo B e di vitamina D. La spigola è generalmente inquadrata tra i pesci magri, anche se consumandone anche la pelle, molto gradevole nel pesce arrosto, la quantità di acidi grassi e colesterolo ingeriti aumenta vertiginosamente. Lo sformatino ha circa 170 kcal. I panciotti ai calamaretti sono abbinati all'azienda Tenuta Cervelli, che ci propone un vino sempre molto particolare per la nostra zona, lo ricordiamo, che è a base di moscato di Terracina. Si chiama I Fasti ed è un vino veramente aromatico, molto buono, che sa di fresco, un qualcosa di pregiato. È come se voi in questo vino abbiate voluto dire qualcosa di preciso, cioè che siete un po' diversi da tutti gli altri della vostra zona. Dico bene? Sì, dici benissimo, Patrizia.
Diciamo, questo è un vino che è stato più che altro una sfida. Abbiamo provato a portare in entroterra un vigneto che normalmente è sui mari e con ottimo risultato, devo dire. E questa è una bottiglia con una percentuale 70% di moscato che vinifichiamo completamente a secco, quindi non lasciamo cadere i zuccherini, rendendolo così un vino da pasto. Molto gradevole su accoppiamenti di antipasti, primi, secondi, anche sui dessert si fa sentire perché comunque mantiene i suoi profumi e la sua aromaticità del moscato. Tony ci ha preparato una ricettina che è uno sformatino con crema di zucchine. Abbiamo notato che l'olio in questa ricetta è molto importante perché la crema di zucchine è fatta con olio extravergine d'oliva che deve essere anche delicato. È un'occasione per parlare con la signora Gabriella dell'azienda Aventura del loro olio, della produzione di olio che fa parte di una serie di iniziative della vostra azienda, perché voi fate olio, fate vino, poi avete una piccola enoteca in una bella piazza di un borgo laziale che è Gavignana, che si chiama La Botte Piccola, ma fa anche insomma la degustazione dell'olio. E quindi questo è un blend, da dove viene? E insomma cerchiamo di capire come si abbina bene a questi piatti. Sì, la zona di provenienza delle olive è la zona della DOCG del Cesanese del Piglio, dove noi abbiamo tutti i nostri vigneti e dove produciamo i nostri vini. E qua parliamo di un blend di olio, perché noi abbiamo nei nostri terreni abbiamo piante di rosciola, frantoiana, moraiola, leccino. Quindi questo diciamo, è un blend di queste olive. Il risultato è comunque diciamo, di un olio diciamo, fruttato con un'acidità molto bassa e questo appunto lo rende sicuramente ideale per piatti delicati e comunque molto ricco di polifenoli, quindi parliamo di un prodotto sicuramente sano. Noi siamo in conversione biologica, quindi è comunque un olio biologico con la giusta delicatezza per l'abbinamento. Ottimo a crudo e perfetto diciamo anche utilizzato in cucina. Vi salutiamo dal ristorante da Tony di Ausonia in provincia di Frosinone, concludiamo questa trasmissione, grazie a Tony Di Nardo, a voi gentili amici telespettatori, vi ricordiamo di seguirci sul nostro canale YouTube Teleuniverso TV e come sempre complimenti per aver scelto Cibum!